sognato le lacrime di Dio. Ho sognato che cadevano giù dal cielo ed ogni goccia che scendeva ed ogni goccia che cadeva era un segno di speranza che nasceva. San Giuseppe fu il custode della Sacra Famiglia. A lui possiamo affidare tutte le nostre famiglie, con la più grande certezza di essere esauditi in tutte le nostre necessità. Egli è l'uomo giusto e fedele, che Dio ha posto a custode della sua casa, come guida e sostegno di Gesù e Maria. Tanto più proteggerà le nostre famiglie. Ora recitiamo la consacrazione delle famiglie a San Giuseppe. Glorioso San Giuseppe, guarda a noi prostrati alla tua presenza, con il cuore pieno di gioia perché ci annoveriamo, sebbene indegni, nel numero dei tuoi devoti. Desideriamo oggi, in un modo speciale, mostrarti la gratitudine che riempie le nostre anime per i favori e le grazie così segnalate che continuamente riceviamo da te. Grazie, amato San Giuseppe, per i così immensi benefici che ci hai dispensato e costantemente ci dispensi. Grazie per tutto il bene ricevuto e per la soddisfazione di questo giorno felice, poiché io sono il padre o la madre di questa famiglia che desidera essere consacrata a te in modo particolare. Occupati, o glorioso Patriarca, di tutte le nostre necessità e delle responsabilità della famiglia. Tutto, assolutamente tutto, noi affidiamo a te. Animati dalle tantissime attenzioni ricevute e pensando a quello che diceva la nostra Madre Santa Teresa di Gesù, che sempre, mentre visse, le ottenesti la grazia che in questo giorno ti supplicava. Noi osiamo fiduciosamente pregarti di trasformare i nostri cuori in vulcani ardenti di vero amore, che tutto quanto ad essi si avvicina o con essi in qualche modo si relaziona, rimanga infiammato da questo rogo immenso che è il cuore divino di Gesù. Ottienici la grazia immensa di vivere e morire d'amore. Donaci la purezza, l'umiltà del cuore e la castità del corpo. Infine, tu che conosci meglio di noi stessi le nostre necessità e le nostre responsabilità, occupati di esse e accoglile sotto il tuo patrocinio. Aumenta il nostro amore e la nostra devozione alla Santissima Vergine e conducici per mezzo di lei a Gesù, perché così avanziamo sicuri per il cammino che ci porta alla felicità eterna. Amen.